Benvenuti sul mio canale, io sono la Fata Tuttofare ed oggi ho il piacere di presentarvi la mia ultima creazione, un maglioncino con scollo a V che da tanto mi stavate chiedendo, realizzato con la tecnica Grenier in tarsio. Io intanto direi di dare un'occhiata all'occorrente, poi come sempre le spiegazioni nella parte finale del video. Per il mio progetto ho scelto il filato Buckley nella variante Cipria che state vedendo in questo momento. È un filato con una anima laminata oro molto molto delicato come effetto e soprattutto è un lurex ingabbiato, pertanto a contatto con la pelle non è un prodotto irritante. Questo è un cipria oro, mentre la variante più scura è cipolla oro. Il Buckley è un filato molto particolare, abbiamo un 19% di lana, acrilico, poliammide, poliestere e lamè. La lavorazione varierà a seconda del punto e della mano, per questo progetto io lavorerò con l'uncinetto numero 5. Intanto ho realizzato il pannello posteriore, così da farvi vedere qual è la grafica che andremo a realizzare con questa tecnica del punto granny ad intarsio. In realtà qui ci sono anche pochi cambi di colore e in altri progetti vedremo quanto può essere più complessa questa tecnica, ma direi che per iniziare possiamo partire così. Quindi la prima cosa da fare sarà di prendere il filato che vorrete utilizzare come filato base, nel mio caso il cipria, e andrete ad avviare una catenella. Cosa c'è da sapere? Innanzitutto abbiamo un multiplo di lavorazione che è 9, quindi andrete a caricare 9 tante volte fin quando la lunghezza della catenella non corrisponderà alla metà della vostra circonferenza. Io nel mio caso ho preso la circonferenza del seno e ho caricato 54 catenelle in tutto, che sono un multiplo di 9. Aggiungo una catenella per voltare e ricomincio entrando nel primo punto successivo. Eseguo una maglia bassa più 2 catenelle. Queste equivalgono come primo punto alto. Quindi nella riga di ritorno non faremo altro che procedere eseguendo una maglia alta per ogni catenella sottostante. È molto importante la misurazione della catenella perché spesso mi dite che non vi trovate giuste con le misure dopo aver eseguito un po' di giri. Misuratela sempre tenendola in tensione. Quando avrete terminato la prima riga di maglie alte, andrete a procedere creando una sorta di punto elastico. Quindi andremo a fare una catenella per voltare e andremo ad eseguire una maglia alta sul primo punto a vostra disposizione. Quindi andremo ad alternare due maglie alte a rilievo davanti e due a rilievo dietro. Quindi filo sull'uncinetto, prendiamo la barretta, la solleviamo verso di noi, lavoriamo le maglie alte a rilievo davanti e poi invertiamo la posizione dell'uncinetto andando a prendere a rilievo dietro le due maglie successive. Due punti a rilievo davanti, due a rilievo dietro per tutta la riga. Terminiamo la riga eseguendo gli ultimi punti, quindi due maglie a rilievo davanti, come vedete ne sono rimasti 3 di punti, lavoriamo due maglie a rilievo dietro e una maglia alta in chiusura, così come abbiamo fatto in apertura. Di righe come queste ne vanno lavorate 2, 3, 4, quelle che preferite in base a quanto alto volete questo elastico posto al di sotto della maglia. Lavoro che poi ripeteremo sia sul collo che sui polsini. Quindi ripartiamo con la maglia alta e lavoriamo le maglie sotto come si presentano. Le prime due maglie si presentano a rilievo davanti e
e le lavoro a rilievo davanti. Le successive due si presentano a rilievo dietro e le vado a lavorare a rilievo dietro. Io vado a completare questa riga, ne aggiungo ancora un'altra e poi andremo ad avviare la lavorazione del punto Granny. Come detto, la quantità di righe da lavorare con questi punti è assolutamente facoltativa. Vado a chiudere questa riga e quindi comincio la lavorazione vera e propria. Quindi parto con un punto alto e vado a saltare due maglie di base. Quindi eseguo un gruppo di 3 maglie nel punto alto successivo. Iniziamo dunque la lavorazione granny. Di nuovo filo sull'uncinetto, saltate 2 maglie di base ed entrate nella terza. Lavoriamo 2 maglie alte complete, la terza invece non la chiudiamo. Lasciamo quindi le asole sull'uncinetto e andiamo ad inserire il colore successivo, che è il colore cipolla. Faccio passare il filo per chiudere le due asole, quindi prendo il filo sull'uncinetto e vado sempre a saltare due maglie di base per lavorare nella terza nuovamente un gruppo. Lavoro due maglie alte complete e la terza la vado sempre a chiudere con l'altro filo, con l'altro colore. Intanto mettete paralleli i fili che dovete bloccare. Quindi il terzo punto non lo chiudo, lascio il filo cipolla, riprendo il filo cipria, faccio la chiusura del terzo punto e quindi ricomincio. Filo sull'uncinetto, salto 2 maglie, entro nella terza ed eseguo un gruppo di 3 maglie. Dopo aver fatto la prima maglia alta, metterete parallelo il filo cipolla da portare dietro e lo bloccherete nei due punti successivi, così che il filo possa seguirvi, ma al tempo stesso vedersi anche poco nel suo correre parallelo al lavoro. Fatto il primo gruppo, come vedete, faccio il secondo e blocco il filo a partire dal secondo punto alto, così quando eseguo il terzo, il filo è già a disposizione per fare il cambio del colore. Quindi saltate sempre le due maglie di base. Ripeto un gruppo di 3 maglie e sulla terza ripeto il cambio. Quindi, come vedete, faccio il primo punto e dal secondo blocco il filo cipria. Quindi eseguo nuovamente il cambio, metto il filo cipria, porto indietro il filo cipolla, dopo 2 maglie entro nella terza e vado a lavorare intanto il primo punto, poi rimetto parallelo il filo da bloccare e lo porto dietro. Il fatto di bloccare il filo non dalla prima maglia eviterà che si veda nello spazio tra i gruppi di maglie alte. Salto di nuovo due punti, come vedete ho mollato il filo cipria, eseguo almeno una maglia alta e poi rimetto il filo cipria parallelo al lavoro. Vedrete che poi nel lavoro di intarsio i fili che dobbiamo portarci dietro nella lavorazione saranno poco visibili. Un'altra cosa da fare quando si sceglie questa tecnica di lavorazione è quella di decidere subito qual è il dritto e qual è il rovescio del vostro lavoro, perché anche nella lavorazione ai ferri, quando facciamo tanti cambi di filo, c'è una differenza tra il dritto e il rovescio. Una volta stabilito qual è il rovescio, cercheremo di lasciare i fili sempre sullo stesso lato in modo da averne uno perfetto e l'altro ovviamente più tecnico. E andrete avanti in questo modo. Come vedete, tutto quello che noi dobbiamo fare è alternare due gruppi con il colore cipria ed uno con il colore cipolla fino a terminare la prima riga di lavorazione. Le righe in tutto sono due, quindi il lavoro, come vedrete, è molto semplice. Quando vado a terminare dunque la riga, mi fermo con un punto alto, così come avevo iniziato. E posso dunque avviare già la riga successiva, quindi l'avvio, la partenza, diciamo, e la chiusura è uguale. Si parte con la maglia alta, si chiude con la maglia alta. Quando partiamo con la maglia alta, ricominciamo con un gruppo da 3, perché lavorare il punto granny in linea significa questo. Una volta partire con la maglia alta, la volta successiva partiamo col gruppo da 3.
Quindi lavoriamo adesso di nuovo un gruppo e poi andiamo ad eseguire il cambio del colore sempre a partire dal terzo punto alto. In queste lavorazioni è fondamentale la posizione dei fili. Sul piano i fili tendono a mescolarsi un po' troppo e vi possono dare dei problemi, diciamo, di gestione. Ma se vi sedete e lasciate i fili a terra, vedrete che potrete lavorare con disinvoltura. Qui andiamo a lavorare due gruppi con il colore cipolla, uno prima e uno dopo rispetto al gruppo sottostante. Come vedete, questo è il mio rovescio e vado a portare più indietro possibile il filo cipria che devo fermare. Fatto il terzo punto, non lo chiudo con il colore cipolla. Cerco di riposizionare volta per volta i gomitoli, almeno quando lavoro sul piano, chiudo con il colore cipria, vado nello spazio successivo, come vedete, vado a sollevare questo filo e lo lavoro insieme al punto e questo ci darà la possibilità di nasconderlo. Fatta la prima maglia, rimetto parallelo il filo e come vedete si va a nascondere molto meglio sul rovescio del lavoro. Facciamo un solo gruppo con il colore cipria, cambiamo nuovamente il colore, rientriamo nello spazio che precede il gruppo cipolla della riga sottostante e lavoriamo un primo gruppo e poi un secondo. Quindi in questa riga in realtà i colori sono invertiti. Nella riga sottostante abbiamo lavorato due gruppi con il cipria, uno col cipolla, adesso facciamo due col cipolla e uno col cipria. Come vedete, fate attenzione al movimento, cerchiamo di nascondere al meglio tutti i fili di lavorazione. Ok? Quindi, quando andiamo nello spazio, vedete, vi prendete anche il filo che corre parallelo, così si nasconde sotto le maglie e dopo aver eseguito il primo punto, mettete parallelo anche il filo cipolla. Quindi eseguiamo nuovamente il cambio, riposizionate sempre al meglio i gomitoli per evitare un pasticcio e ricominciamo. Come vedete, ogni volta che entro nello spazio, nell'eseguire le maglie alte, nascondo anche il filo parallelo. Faccio i miei due gruppi con il colore cipolla, vedete, passo anche sotto al filo, dopo aver fatto il primo punto, nascondo anche il filo parallelo. E la terza maglia la chiudo con il colore più chiaro e riparto. Vedete che la lavorazione è un punto granny, quindi lavoriamo pieni vuoti. Il trucchetto per nascondere i fili paralleli è proprio quello di lavorarli nel modo che state vedendo. Quindi andiamo a chiudere la riga andando ad eseguire con il cipria gli ultimi gruppi. Quando lavoriamo, vedete il filo cipolla, lo lascio sul davanti del lavoro che in realtà è rovescio. Così me lo trovo già a disposizione quando andrò a voltare il lavoro. Eseguo gli ultimi due gruppi di tre maglie alte con il cipria. Volto il lavoro con 3 catenelle e riparto. Adesso andremo a ricominciare la riga numero 1, quindi faremo due gruppi con il cipria e uno con il, mi viene bordeaux, ma è cipolla. Quindi ripartiamo col punto alto e andiamo a lavorare il primo gruppo. Quindi adesso, come vedete, vado a lavorare il secondo, prendete i fili paralleli e quando andiamo ad eseguire la terza maglia, la andiamo a chiudere con il filo che abbiamo lasciato dall'altro lato, così che adesso lo abbiamo a disposizione. Faccio il passaggio, metto il filo cipria dietro e vado ad eseguire al centro dei due gruppi sottostanti l'unico gruppo con il filo color cipolla. Fatto il primo punto, rimetto parallelo il filo cipria, lavoro 3 maglie e nella terza ripeto il cambio. Attenzione alla posizione dei gomitoli. Vedete, questo è il vostro lavoro. Quindi il gruppo successivo sarà eseguito con il cipria. Come vedete, ho nascosto il filo parallelo. Adesso mi accosto quello cipria dopo aver fatto il primo punto, così si nasconde meglio.
Faccio due gruppi con il cipria, questo è il primo, mollo il filo cipolla, entro nello spazio successivo, lavoro la prima maglia e poi di nuovo metto il cipolla sotto gli altri due punti e quindi eseguo il cambio del colore, metto indietro il filo cipria, avanti il cipolla e vado a lavorare un gruppo tra i due gruppi sottostanti e in questo modo praticamente completiamo il primo motivo. Vedete che sollevo anche la codina parallela, lavoro 1, 2 e nel terzo punto ripeto il cambio del colore. Tolgo il cipria, le cipolla, prendo il cipria, chiudo ed eseguo i successivi due gruppi con questo colore. Attenzione a nascondere i fili paralleli e questo è il lavoro che ripeteremo praticamente per tutte le righe successive, andando però a creare una riga intermedia. Quando avremo infatti terminato questa riga di lavorazione, faremo il ritorno solo con il cipria per creare uno stacco tra i vari motivi. Chiudo questa riga di lavorazione lasciando il filo cipolla che a questo punto può essere tagliato. Faccio due gruppi di 3 maglie alte e chiudo col punto alto. Se chiudiamo col punto alto dobbiamo ripartire con 3 maglie. Questa è la sequenza che dovete memorizzare. Il filo, come detto, si può tagliare. E adesso ripartiamo solo con il colore cipria. Andiamo a lavorare 3 maglie perché abbiamo chiuso col punto alto e adesso in ogni spazio sottostante lavoriamo un gruppo di 3 maglie, quindi è un granny semplice. Facciamo questa riga intermedia solo con il cipria e poi riprendiamo la lavorazione ripetendo esattamente tutto quello che abbiamo visto. Quindi nella prima riga lavoriamo due gruppi col cipria, uno col cipolla. Nella riga successiva, due col cipolla, uno col cipria e poi di nuovo due cipria e uno cipolla. E in questo modo andrete a costruire il vostro pannello. Se riuscite, nascondete, vedete, i fili paralleli passando al di sotto con l'uncinetto, vedrete poi al termine del lavoro che sul dritto queste interferenze, questi fili paralleli si vedranno tanto poco quanto niente, il pasticcio lo lasciamo dietro, mentre sul davanti avremo un lavoro perfetto. E questa è la prima fascia realizzata e dopo eseguito la riga intermedia solo col cipria, ripartiamo. Se avete chiuso con la maglia alta, ripartite con 3 punti, viceversa. Eseguite il classico lavoro granny quando lavorato in linea. Adesso dobbiamo ripartire con la prima riga, quindi andremo a lavorare due gruppi con il cipria e un gruppo con il cipolla. Il primo gruppo cipolla sarà perfettamente perpendicolare a quello sottostante. Quindi nella terza maglia alta andiamo a fare il cambio del colore, rimettiamo il filo cipolla e lavoriamo il prossimo gruppo esattamente sopra quello sottostante, vedete? Facciamo la prima maglia, mettiamoci paralleli i fili dopo la seconda, così li nascondiamo meglio. Facciamo la seconda maglia e nella terza ripetiamo il cambio del colore e tutto quello che abbiamo visto finora lo dobbiamo semplicemente ripetere. Se tenete appoggiato il lavoro sul piano e tenete ben distinti i gomitoli, riuscirete a lavorare senza grosse difficoltà, altrimenti cercate di tenerli a terra, uno a destra e uno a sinistra rispetto alla posizione del vostro corpo, vedrete che i due fili rimarranno sempre ben separati e questo ovviamente non andrà a rallentare il vostro lavoro. Quindi due gruppi con il cipria, uno col bordeaux e così facendo andrete a completare il primo pannello, questo che sto eseguendo. E c'è l'altro, in realtà uno l'ho già terminato, il pannello posteriore, che nel mio caso misura 45 cm di larghezza e 48 di altezza, le misure vanno viste persona per persona, mentre
mentre quello che ho appena avviato è il pannello anteriore, che realizzeremo non uguale al primo perché ho scelto di eseguire un taglio a V su questo pannello, quindi procederemo alzandoci fino ad un certo punto. Quando siamo intorno ai 16-18 centimetri dalla fine del lavoro, cominceremo la separazione per effettuare il lavoro con lo scollo a V. Ed ecco, vedete il primo pannello posteriore terminato e questo è il secondo. Mancano 18 centimetri circa alla fine e vado a dividere il pannello anteriore lavorando due sezioni separate per ottenere uno scollo a V. Io mi fermo a 18, ma potete fermarvi a 16 o a 14 a seconda di quanto profondo volete sia lo scollo a V. Ovviamente questo scollo andrà poi ripassato con le maglie alte a rilievo, quindi fino all'ultimo potrete decidere la profondità della scollatura. Quindi ricominciamo col punto così come abbiamo fatto fino ad ora e lavoriamo fino a raggiungere il marcapunti. Quindi nulla cambia nella lavorazione se non che lavoriamo su due porzioni separate, quindi il marker deve dividere esattamente a metà il pannello che avete realizzato. Intanto faccio il cambio del colore, come vedete sto riavviando il primo modulo e procedo, come detto, fino al marker. Una volta realizzato l'ultimo gruppo di 3 maglie, come vedete, mi trovo praticamente ad avere uno spazio. Qui lavoro solo una maglia alta, dopodiché c'è il marker, e in questo modo eseguo la prima riduzione. Quindi faccio in questo modo, giro il lavoro, mi vado a riposizionare al meglio i gomitoli, ricomincio sempre con 3 catenelle, salto il primo gruppo di 3 maglie alte e vado ad entrare nel primo spazio utile e qui lavoro nuovamente un gruppo facendo prima il cambio del colore perché dobbiamo sempre rispettare il disegno che è fondamentale. Quindi riposizionatevi un po' meglio di come ho fatto io i fili e andate a lavorare il primo gruppo con il colore cipolla e nascondete sotto i fili di lavorazione, vedete che sul rovescio il lavoro è meno pulito che dal dritto. Quindi scambio la posizione dei gomitoli rimettendoli come dovrebbero essere, cioè uno a destra e uno a sinistra. Vado a fare il secondo gruppo sempre con il colore cipolla e metto parallelo il cipria. Sul piano, ovviamente, gli spostamenti dei gomitoli sono più frequenti rispetto a quando li teniamo a terra. E procedo. Come vedete, nulla cambia nella sequenza dei punti. Dobbiamo fare attenzione solo quando andiamo verso il centro della scollatura. Andiamo a fare la chiusura della riga con 3 maglie alte, quindi volto, ricomincio con un punto solo e proseguo con
la riga delle diminuzioni. Ovviamente il lato esterno rimane sempre dritto e non subisce modifiche, mentre la riduzione si esegue al centro in direzione del marcapunti. Quindi riposizionatevi sempre i vostri gomitoli. È una lana anche un po' pelosa, quindi si attaccano anche tra di loro, quindi tenerli ben separati è fondamentale per lavorare bene. E ripartiamo. Quindi andiamo nel primo spazio utile, riprendiamo la lavorazione granny, lavorando il primo gruppo e poi andiamo a lavorare il secondo. In questa riga abbiamo solo un gruppo da lavorare con il colore cipolla. Filo che abbiamo lasciato già all'interno, per cui adesso facciamo il cambio, lavoriamo questo gruppo e poi riprendiamo il cipria. Eseguo l'ultimo gruppo con il color cipolla, al terzo punto eseguo sempre il cambio del colore e fate attenzione, vedete, adesso abbiamo direttamente il punto alto e lavoriamo un punto alto sul punto alto sottostante. Come vedete, si crea questa diagonale. Quindi nel ripartire voltiamo il lavoro. Andiamo a ripetere nuovamente 3 catenelle che fungono da punto alto, saltiamo il primo gruppo di 3 maglie alte, quindi facciamo 3 catenelle, saltiamo il primo gruppo di 3 maglie e lavoriamo il primo gruppo di 3. Quindi la maglia alta chiude e riapre la lavorazione, creando questa diagonale che dà il taglio al nostro scollo. Adesso stiamo facendo la riga intermedia solo con il cipria perché il motivo è terminato e poi riprenderemo il filo cipria ovviamente al termine di questa riga, quindi lo dovete tagliare e ripartire come abbiamo fatto nella lavorazione del pannello fino a questo momento. Quindi porto finita questa riga e vado ad avviare la successiva prima di ripetere nuovamente la diminuzione. Riavviata anche la riga successiva, rivediamo come eseguire la diminuzione. Come vedete, dopo il gruppo di 3 maglie ho solo una maglia alta, quindi ripeto a mia volta una maglia alta. Quindi riparto con 3 catenelle e vado a fare il primo gruppo di 3 saltando il primo blocco di 3 punti, quindi vado nel primo spazio utile e ricomincio. Quindi man mano andate a togliere un gruppo di 3 maglie alte. E seguendo il disegno così come abbiamo imparato a farlo, andiamo a procedere. Se vi trovate in difficoltà con la gestione del filo cipolla, lo potete tagliare ad ogni riga e ripartire se vi trovate meglio, perché andando a scalare le maglie, ovviamente il filo si troverà a volte in posizione non proprio perpendicolare. Ma anche se formiamo delle piccole diagonali sul rovescio del lavoro, non si noteranno dal dritto, quindi c'è sempre il modo di evitare di tagliare i fili se questa è una cosa che non ci piace particolarmente. E si procede. Ovviamente si conclude la riga che da un lato non ha modifiche di sorta perché il pannello resta dritto, mentre dal lato del marcapunti andiamo sempre a chiudere con un punto alto sul punto alto sottostante e così andiamo a scalare via via le maglie fin quando praticamente il triangolo che stiamo formando non raggiunge l'altezza del pannello posteriore. Vedete, una volta voltato, se andate a rimettere in posizione i pannelli, vedete quante righe vi mancano per terminare questo passaggio. Ovviamente poi ripeterete l'altra sezione nello stesso identico modo fino ad ottenere un pannello di questo tipo. Vedete, abbiamo lasciato uno scollo al centro. Abbiamo tenuto perpendicolari i motivi e man mano che abbiamo scalato le maglie abbiamo costituito questi due triangoli. Adesso prendo il pannello posteriore e metto i rovesci faccia a faccia, così da avere i dritti all'esterno. Come vedete hanno la stessa lunghezza e la stessa larghezza.
Adesso quello che dobbiamo fare sarà di munirci di alcuni marcapunti, tenere bloccati questi due pannelli tra di loro e ricavare gli scalfi delle maniche. Quindi, presi i marker, vado a bloccare il pannello nella parte inferiore e poi nella parte superiore. In questo modo, tenuti ben fermi, sarà più semplice eseguire la cucitura, che non faremo col l'ago, vi do questa anteprima. Quindi adesso vi munite di centimetro e andate a stabilire la profondità dello scalfo. Io vado a calcolare tra i 18 e i 19 centimetri. Ovviamente, più comoda volete la manica, più ampia dovrà essere questa misura. Quindi diciamo tra 18 e 19. Posizionate un marcapunti anche dall'altra parte e quando avete preso tutti i riferimenti vi munite nuovamente di uncinetto e andiamo a fare la cucitura. In realtà più che una cucitura andiamo letteralmente a riprendere il punto granny, rientriamo in ogni spazio e cominciamo proprio dallo spazio marcato. Andiamo a rientrare. Quindi sgancio per un attimo il marker, lo lascio solo sull'altro lato, entro e vado a lavorare una prima maglia alta e poi ne lavoro altre due per un totale di tre. Quindi faccio un gruppo granny nello spazio a mia disposizione. Fatto il terzo punto, vado a lasciare l'asola allungandola leggermente, entro nello spazio marcato e vado ad agganciare quest'asola. La ritirate dopo averla portata dall'altro lato, riprendete il filo sull'uncinetto, quindi entrate nello spazio successivo e andate a ripetere un gruppo di 3 punti alti. Una volta fatta la terza maglia, andrete ad allungare nuovamente l'asola per portarla nello spazio di fronte. Entrate con l'uncinetto nello spazio di fronte o entrate nello spazio o ancora meglio vi agganciate alla maglia, fate passare l'asola, ritiratela e quindi prendete il filo sull'uncinetto e andate nello spazio successivo. In questo modo andiamo a fare una riga a punto granny che ci permette di attaccare insieme i due pannelli. Se questa lavorazione vi risultasse complicata oppure non vi piace l'effetto complessivo, prendete ago e filo e fate una cucitura tradizionale. Quando avrete terminato di lavorare i punti granny, perché saranno finiti gli spazi a vostra disposizione, vi troverete direttamente con la fascia di avvio. Qui potete decidere se lavorare a maglia alta, a maglia bassa o a maglia bassissima, ma il procedimento è praticamente lo stesso. Quindi io vado ad eseguire il mio ultimo gruppo di tre e in questo modo termino la cucitura della parte lavorata a granny. Nella parte, come detto, lavorata a maglia alta, potete fare la maglia bassa, la maglia alta, come preferite. E quindi cosa si fa? Per ogni punto si prende il filo, si fa la maglia alta o la maglia bassa. L'importante è lasciare libera l'asola per andare ad agganciare nel punto di fronte, così si va a cucire anche la parte sottostante. Ovviamente tutto quello che abbiamo fatto su questo lato lo ripeteremo sull'altro. Ovviamente per eseguire le cuciture potete utilizzare le tecniche che più preferite. Questo è solo un possibile suggerimento, ma in realtà i metodi possono essere molteplici.
Fatte anche le cuciture sulle spalle, queste le ho eseguite con l'ago, dobbiamo riavviare le maniche e infine andremo anche a realizzare lo scollo. Se preferite un gilet, saltate la sezione delle maniche e andate poi a passare allo step successivo, che è quello della rifinitura del collo. Io invece voglio fare un maglioncino, quindi vado a riavviare le maniche. Nulla di più semplice col punto granny, ovviamente, perché sempre entrando negli spazi, in ciascuno andremo a riavviare un gruppo di 3 maglie alte e riavvieremo le maniche, che non andrò a lavorare in tondo per mantenere invariata la texture rispetto ai pannelli. Quindi intanto entriamo in un qualsiasi spazio a nostra disposizione e andiamo a lavorare il primo gruppo di 3 maglie. In questa lavorazione, come avete visto, non c'è catenella di separazione, quindi si lavora un gruppo e poi si va nello spazio seguente e si lavora di nuovo un altro gruppo, quindi facilissimo perché tra il pannello anteriore e posteriore non ci sono differenze. Quindi in ogni spazio a vostra disposizione lavorerete un gruppo di 3 maglie. Quando andrete a terminare questo giro e a fare la chiusura, andrete a voltare il lavoro e a ricominciare. In questo modo lavorerete sì in tondo, ma una riga dal dritto e una dal rovescio, così da non modificare la texture della manica. Quindi un giro dal dritto, uno dal rovescio, se vi va, altrimenti potete diversificare la texture delle maniche. Ovviamente ognuno deve lavorare tenuto conto delle proprie capacità o dei propri gusti. Vedete, questo è il vostro lavoro, un gruppo di 3 maglie in ogni spazio disponibile. Al termine del lavoro, come detto, vi andrete a chiudere sul primo punto e quando avrete terminato, fatte 2 o 3 catenelle per sollevarvi, andrete a voltare il lavoro e a ricominciare. E così andrete a lavorare tutta la manica. Dopo circa 50 cm di lavorazione, ho deciso di eseguire il polsino e vado a lavorare in questo modo. Eseguo un primo punto a rilievo davanti sulla prima maglia a mia disposizione e poi sulla seconda del gruppo sottostante. Vado a saltare la terza e vado nel blocco successivo. Qui vado a lavorare 2 maglie a rilievo dietro, quindi su ogni modulo di 3 punti alti vado a lavorare su 2 maglie ignorando la terza. Quindi vado nel gruppo successivo di 3 maglie e lavoro sulle prime 2 maglie a rilievo davanti e salto a piè pari la terza, come se non ci fosse. Quindi vado nel blocco successivo e sulle prime 2 maglie lavoro 2 punti a rilievo dietro e così facendo andrete ad impostare questo primo giro e poi farete i successivi fino a realizzare il polsino. Anche sul polsino, come detto, per il bordo inferiore potete stabilire voi quante righe fare, se preferite un polsino più alto o un polsino più basso. Fatta una manica, ovviamente andrete ad eseguire l'altra. La mia ha una lunghezza di 52 cm. Quando avrete terminato entrambe le maniche, fatti i polsini, dobbiamo riprendere il lavoro sullo scollo che non può proprio essere lasciato in questo modo. Lo andiamo a rifinire. Anche qui potete stabilire quanti giri fate. Se lo scollo vi è venuto troppo profondo, potete fare 2 giri in più. Se invece serve solo un giro di rifinitura, potrebbe bastarne uno o due, ok? Vado a ripartire sul retro, che è più facile, e vado a lavorare a maglia alta per reimpostare il lavoro. Quindi eseguo un punto alto per ogni maglia sottostante. Quando termino il lavoro sul pannello posteriore, vado verso, vedete, il pannello anteriore dove abbiamo fatto le diminuzioni. Nel punto in cui il pannello posteriore si congiunge con quello anteriore, vedete proprio qui dove si forma l'angolo, lavoro una diminuzione, cioè entro nel primo punto, lavoro una maglia alta non chiusa. E vado nel primo punto utile, ripeto, una maglia alta non chiusa. In questo modo riesco a sagomare meglio.
lo scollo e poi continuo lavorando le mie maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Abbiamo delle barrette che corrispondono alle maglie alte di chiusura e di apertura. Dovremmo lavorare due maglie per ogni barretta. Se vi riesce, è sempre più opportuno entrare nel punto e non accavallarlo da sotto. In questo modo vi viene maggiormente rifinito. Quindi lavorate due maglie alte per ogni punto fino ad arrivare al centro della scollatura. Quando avrete raggiunto il centro della scollatura, andiamo a ripetere una diminuzione. Poi andate a lavorare nella sezione centrale. Io faccio 1, 2, 3, 4, 5 punti alti e poi ripeto di nuovo una diminuzione. Dobbiamo cercare di rispettare quella che è la forma di questo scollo. Una volta fatta la diminuzione, continuo a lavorare punto su punto fino a chiudere completamente questo primo giro. Il giro è impostato a maglia alta, nel successivo riprenderemo la lavorazione delle maglie a rilievo. Vado a ricominciare il lavoro e per il collo scelgo un'alternanza leggermente diversa. Infatti ho deciso di lavorare un punto a rilievo davanti, uno a rilievo dietro. Così non dobbiamo stare più di tanto a contare le maglie per vedere se nella sequenza di due maglie a rilievo davanti e due a rilievo dietro abbiamo i punti disponibili. Lavorando uno sì e uno no è molto più probabile, pur non contando le maglie, di trovarci nell'alternanza corretta e vado a lavorare una maglia alta a rilievo davanti, una maglia alta a rilievo dietro fino a raggiungere il centro della scollatura, dove andremo a lavorare una diminuzione più corposa proprio allo scopo di dare la forma V allo scollo. Quindi un punto a rilievo davanti, uno a rilievo dietro fino ad arrivare al centro della scollatura. Vedete? Fino a questo punto qua. Una volta raggiunto questo punto, vado a fare intanto l'ultima maglia a rilievo dietro, vado a prendere le 5 maglie posizionate al centro e vado a lavorarle nella sequenza corretta, ma senza chiudere i punti. Questo significa che vado a lavorare una maglia alta a rilievo davanti non chiusa, una a rilievo dietro non chiusa. Quindi ciascun punto avrà un'asola sull'uncinetto. Vado a fare il terzo punto che è a rilievo davanti, il successivo sarà a rilievo dietro e infine a rilievo davanti. Quando avete tutte queste asole sull'uncinetto, le chiudete e poi ripartite con la sequenza. Così facendo abbiamo una diminuzione a 5 che darà la forma a punta alla nostra scollatura. È una diminuzione fondamentale da fare. Io vado a terminare questo giro e ne vado ad eseguire un altro dove prenderò un punto sulla diminuzione sottostante e in questa maniera riesco a chiudere un po' una scollatura profonda. Voi potete decidere quanti giri fare per terminare questo passaggio. Io ho anche finito, quindi a questo punto rivediamo il maglioncino indossato. E siamo dunque alla fine del nostro video tutorial. Mi devo girare, ok? Me lo devo sempre ricordare, così possiamo vedere completa la maglia che ho realizzato, un golfino con lo scollo a V, altezza al fianco alto, tutto lavorato a punto granny. In realtà le misure saranno le vostre, non le mie, questa è una taglia S, diciamo così, quindi ho riportato le misure più adatte per la mia persona, il multiplo è 9, quindi caricherete tante catenelle fin quando la lunghezza totale delle catenelle non raggiungerà la vostra misura. Se fate il maglioncino come il mio, la circonferenza da prendere principalmente è quella del seno. Se lo fate più lungo,
la maggiore, cioè o seno o fianchi. Quindi quella è la misura della larghezza, l'altezza quella che preferite. Io ultimamente sto realizzando dei maglioncini piuttosto corti perché nella collezione dell'anno scorso ne ho realizzati tanti lunghissimi, quindi un po' per compensazione. Però voi ovviamente avete sempre facoltà di apportare le modifiche. Abbiamo rivisto il punto granny ad intarsio, quindi cambiando il colore durante la lavorazione possiamo creare delle belle geometrie che ho voluto realizzare con due dei colori must di questo autunno-inverno. Il bordeaux sarà il colore principale, accompagnato dal cammello, dal grigio, dal celeste e dal rosa. Quindi questa combinazione nasce un po' dagli spunti che ho preso dalle vetrine. Il disegno è abbastanza semplificato, ma come vedremo più avanti, il punto granny ad intarsio può essere anche molto più sofisticato. Quindi se a voi piace l'idea, lo rivedremo magari in un cardigan più lungo, più complesso, più avanti. Questo quindi è il risultato finale. Abbiamo il pannello posteriore dritto. Quindi questo farà in modo che la scollatura dietro sia al collo, quindi non profonda, mentre più profonda è nel davanti. Ovviamente in base alla quantità di giri che farete alternando maglia alta a rilievo davanti e maglia alta a rilievo dietro, deciderete la profondità della scollatura. Vi ricordo che la stessa rifinitura l'ho portata anche sugli altri bordi. In questo modo la maglia è perfettamente rifinita in tutte le sue componenti. Una prevalenza di cipria, ma il colore è ovviamente una vostra scelta personale. Potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, quindi col punto granny non c'è bisogno di utilizzare un filo che abbia delle caratteristiche specifiche, quindi che sia acrilico, che sia spesso, che sia sottile. Potete usare tutto quello che volete. Potete mescolare anche più di due colori o usare per esempio un colore sfumato con un colore tinta unita. Io ho preferito semplificare le maniche per non caricare in modo eccessivo, ma da questo progetto potreste ricavare anche un semplice gilet se lo volete, oppure un maglioncino con anche le maniche disegnate come il corpetto. Come sempre io cerco di darvi degli spunti, poi tutta la vostra creatività vi permetterà di realizzare dei maglioncini meravigliosi, unici e super originali, che io spero vogliate venire a condividere nel mio gruppo Facebook Il Mondo delle Fate. Detto questo, spero di avervi dato tutte le indicazioni utili. 250 grammi è il peso del maglioncino, sono circa 4 gomitoli nel colore cipria e un gomitolo nel colore cipolla. A questo punto io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video tutorial. Ciao!